Da 11 anni sto in classe e adesso ne ho quasi 35 e questa età e l'esperienza dell'insegnante mi sta consentendo di guardare la vita a un crocevia fondamentale, che è questo in cui, diciamo, i genitori diventano anziani, i nonni se ne vanno, arrivano i figli e questo fa vedere che a qualsiasi età si cerca qualcosa, si cerca il senso della propria esistenza, si cerca la felicità. E vedo che i ragazzi sono quelli più aperti e disponibili a porsi le domande per avere una soluzione a questo grande enigma del come si fa a essere felici, per cosa ci si gioca la vita. Allora, nel romanzo ho voluto lavorare, giocare un po' su tutte le fasce di età, ma far porre le domande fondamentali alla protagonista, che è una 14enne, per scoprire ancora una volta che l'età della vita fra di loro dialogano continuamente. E quelle domande che Margherita, la protagonista, ha a 14 anni, in realtà sono le stesse che ha il suo professore a 35, sono le stesse che hanno i suoi genitori e sono le stesse che ha sua nonna. Chiaramente ciascuno ha risposte diverse e l'integrazione all'interno della famiglia delle varie risposte aiuta a trovare una soluzione, almeno speriamo. Ho dedicato i miei studi universitari, già al liceo e poi il dottorato, ai classici. Amo il mondo greco e il mondo latino, insegno adesso letteratura italiana, quindi i classici entrano continuamente, anche quando non voglio, all'interno di ciò che scrivo. Senz'altro il mio punto di riferimento, soprattutto per questo romanzo, è l'Odissea. Mi sono chiesto cos'è l'Odissea nel 2010-11. E credo che sia il contrario dell'Odissea, una specie di Odissea allo specchio in cui non è Ulisse che torna a casa perché a casa non ci vuole tornare, ma è Telemaco e quindi la nostra protagonista Margherita che va a cercare suo padre ed è lei che deve riportarlo a casa. Quindi la storia dell'Odissea entra ed è sottotraccia a ciò che guida lo spartito di tutto il romanzo. Il mio blog è un divertimento, è nato come completamento della mia attività di insegnante perché i ragazzi stanno costantemente su internet connessi e allora mi sembrava giusto continuare con altri mezzi, quelli tecnologici, quello che si fa in classe. Quindi è un laboratorio di scrittura, è un momento di riflessione su ciò che accade in classe o fuori dalla classe nel rapporto con i ragazzi ed è lo strumento che apre a domande che poi magari i ragazzi in classe non fanno. Quello che succede è che il blog ha creato una specie di classe virtuale a cui possono partecipare tutti i ragazzi che vogliono in giro per l'Italia ed è un continuo fare lezione anche su internet.